Gino De Rico, amministratore di Marina del Gargano, una giornata importante con ben due eventi. Il Marina, dopo aver acquistato APIL per le imbarcazioni, è quasi pieno, si apre anche agli eventi del territorio, come quello dell'appuntamento delle 500 di oggi. Sì, buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi una giornata veramente ricca di appuntamenti. Abbiamo il piacere di ospitare il raduno, il primo meeting mondiale delle 500, è un momento di folcloristico anche locale che fa da cornice all'appuntamento in Adriatico e alle 10, a 10.000 vele contro la violenza di genere, una regata che oggi parte dal Marina, che vede impegnate tutte le imbarcazioni simbolicamente contro la violenza di genere. Ancora una volta abbiamo ospitato nel nostro porto le imbarcazioni dell'appuntamento in Adriatico, che ci vengono a fare visita ogni anno. È un gruppo di imbarcazioni che fa il giro d'Italia a vela e sceglie il nostro porto come punto di tappa e di arrivo e di partenza, e ne siamo veramente orgogliosi. Come questo Marina è diventato un punto di riferimento per il territorio, anche per l'attrattività turistica, la movida, il mangiar bene. C'è stato anche Albano lo scorso weekend. Beh, noi cerchiamo di, con il porto cerchiamo di esprimere il meglio del nostro territorio. Tutti i locali che sono all'interno fanno una buona propaganda dei prodotti tipici del nostro territorio, il mangiar bene all'interno poi di un ambiente sobrio e elegante, fa di sé che il porto è un'attrattiva da più anni per il nostro territorio. Un colpo d'occhio anche il riempimento del Marina. A quanta percentuale di Ma capienza è al momento? noi siamo arrivati quasi alle 500 imbarcazioni, e contiamo ovviamente ogni anno di fare meglio. Stiamo pensando a instaurare dei rapporti con l'altra sponda dell'Adriatico, con la Croazia. Abbiamo dei contatti, dovremmo a breve avere dei rapporti di presentazione del nostro porto anche dall'altra parte dell'Adriatico, per cercare proprio di attirare più turisti possibili, stanziali e in transito, per far conoscere il nostro territorio anche dall'altra parte dell'Adriatico. Quali sono le novità di questa estate che praticamente entra nel vivo con questo weekend per il Marina? Noi stiamo vedendo, allora, dal punto di vista strutturale abbiamo cercato di dare più servizi ai diportisti e non ultimo abbiamo realizzato le stazioni elettriche per le macchine elettriche, sempre nell'ottica di rendere sempre più green il porto. A breve c'è anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'efficienza energetica. E stiamo cercando di mettere su una serie di eventi culturali e spettacoli all'interno del Marina per il mese di luglio-agosto, compatibilmente ovviamente con le situazioni di emergenza sanitaria. Speriamo che vadano via via terminando. Ripeto, compatibilmente con queste esigenze, creeremo degli eventi sempre più attrattivi per il nostro Marina. Allora, questo Marina prende il largo e buon vento a tutti. Buona domenica e buon vento a tutti.